partiti che sono in Parlamento, anche dell'opposizione, chiedano al ministro Moroni come sia stato possibile l'attacco delle forze dell'ordine oggi. E al ministro dello sviluppo economico Matteoli noi chiediamo come sia possibile permettere il perpetuarsi della rovina ambientale in Val di Susa senza un piano di trasporto delle merci. Noi crediamo che ci debba essere un piano di trasporto concordato con le comunità locali. Come sia possibile che a Torino c'è una mobilità che non esiste e si voglia traforare per arrivare dall'altra parte? Noi crediamo che sia importante la mobilitazione in tutta Italia. E noi siamo qua a dimostrare la nostra solidarietà nei confronti di quei cittadini e contro non solo le forze dell'ordine, ma anche le forze politiche della città e della regione che hanno dato il via alla repressione della politica. Profumatamente pagati, che debbono rispettare le volontà popolari. Quello che stanno facendo i cittadini in Val di Susa è un grandissimo atto di resistenza. Stanno difendendo il loro territorio, ma questo territorio non è soltanto il loro, è il territorio di tutti noi e noi ci sentiamo partecipi ed è per questo che noi siamo qui, per difendere il nostro territorio, i nostri diritti e tutti i diritti dei cittadini della Val di Susa, ai quali ci sentiamo particolarmente vicini. Ed è per questo che io spero che il governo, il Parlamento facciano marcia indietro, imparino a rispettare la volontà popolare e imparino anche che i cittadini hanno il diritto di partecipare alle scelte che li riguardano personalmente. Mi auguro che tutta Italia si mobiliti a sostegno dei cittadini della Val di Susa. Viva la valle che resiste! Sulla breccia, sempre a lottare per difendere la loro valle. Se una volta cominciate questi lavori e scavassero appunto queste montagne, poi riuscirebbero dei veleni, uranio, amianto, radon, questi veleni andrebbero nelle sorgenti, andrebbero a inquinare tutta la valle e addirittura anche un cantiere coprirebbe le aree talmente estese, 32 chilometri quadrati, per cui comunque tutti i vitigni, tutte le coltivazioni, sarebbe tutto quanto raso al suolo. Se non abbiamo fermato la stazione, andiamo dentro le stazioni tutte.
e cominciamo ad imbrattare i vetri dei NOTAM che partono, dei TAV che partono, dei treni ad alta velocità. Cominciamo a far vedere in tutto il paese che c'è un'opposizione reale che si è stufata sia di questo governo sia di chi si sta preparando a governare nella stessa maniera la città e le regioni. Questo è l'invito che io facevo anche a chi sta sventolando bandiere in questa piazza. È necessario, e non solo le bandiere NOTAV, chiaramente, è necessario dare un segnale a chi oggi ha fatto quella manifestazione di resistenza. È necessario mandare un segnale agli abitanti della Maddalena e di Chiomonte. Questo segnale deve partire dalle amministrazioni che sostengono Fassino e che ha chiesto l'arrivo dell'esercito in Piemonte. E l'esercito è arrivato, la polizia è arrivata e Fassino governerà questa roba. Noi glielo consentiamo, non glielo dobbiamo consentire, confidiamo anche su quello che sta accadendo. È stato lanciato lo sciopero provinciale, lo sciopero in quella regione. È necessario che quello sciopero si allarghi e che si costruisca nei prossimi giorni una grande mobilitazione, così come è accaduto a Venaus, ci dia la possibilità di andare a riprendersi quei posti, tutti insieme, senza coloro che sostengono amministrazioni che chiedono l'esercito. Luigi Bell.